Cari amici, buongiorno a tutti. Stiamo trasmettendo attraverso il nostro canale Angeli Custodi MK Ultra Italia. Sono sempre Emiliano Babilonia, uno delle vittime del controllo neurale satellitare attraverso le armi ad energie dirette che creano danni fisici e psicologici al nostro corpo attraverso la sperimentazione di tecnologie ad energia diretta convogliata all'interno del nostro cervello e sul nostro corpo, e creano anche amplificazioni dirette di gravi patologie fisiche e cerebrali che inducono le persone che ci circondano a una manipolazione indotta attraverso la simulazione di suoni e simulazioni di frequenze o allucinazioni audiovisive indotte attraverso la mappatura cerebrale con frequenze a pressione dirette all'interno del cervello e clonazione dei parametri dei centri nervosi delle frequenze primarie dell'ipotalamo dirette all'interno del nostro cervello, che penetrano sia attraverso le frequenze di luce sia attraverso le frequenze dei condotti uditivi, torturati attraverso le armi ad energie dirette satellitari che creavano dei gravissimi disturbi all'interno purtroppo delle nostre abitazioni con frequenze a pressione attraverso scannerizzazioni con parametri scanner quadriconometrici che creavano praticamente una sorta di digitalizzazione della nostra fisiologica, delle nostre frequenze fisionomiche. Purtroppo sono 13 anni che vengo sottoposta a questi trattamenti disumani relativi al controllo della mente a distanza e relative alle armi ad energie dirette che ci stanno portando alla distruzione sia psicologica, sia affettiva, che sia cerebrale. Adesso vi passerò Irene Silvestri, però una cosa che consiglio sempre, prima di dire che sono le armi ad energie dirette, prima di dire che siete sottoposti ad esperimenti, prima di dire che siete sottoposti a trattamenti con armi ad energie dirette o frequenze dirette sul corpo o manipolazioni cerebrali indotte attraverso l'MK Ultra Italia, attraverso il Manchurian Candidate o attraverso il Monarch Control, fate delle visite, un'analisi del sangue, un'analisi delle urine, fate un elettroencefalografo, fate un elettrocardiogramma, fate una TAC o una risonanza magnetica. Se vedete che non riscontrate nessun tipo di patologia attraverso queste analisi effettuate da medici esperti e qualificati, dopo potete pensare un tipo di patologia indotta, simulata attraverso le armi ad energie dirette. Abbiamo Irene Silvestri che è andata a trovare dei parenti in Lettonia. Aveva sempre la telepatia artificiale perché la Lettonia sta sempre nel territorio europeo, ma non aveva più gli attacchi ad energie dirette. È stata un'ottima testimonianza che adesso ve ne parlerà lei di persona, perché sono delle testimonianze molto importanti. Un saluto a tutti, amici. Allora, salve, sono Irene Silvestri, la mia storia già è resa pubblica ovunque su Google e su YouTube. Ma da 4 anni sono sotto tortura con telepatia artificiale e armi ad energia diretta. 7 mesi fa ho fatto una denuncia a tutte le procure d'Italia e è stata presa in considerazione dalla procura di Roma. Sono 7 mesi che io in pratica vengo torturata in un modo assurdo. Io sono in contatto telepatico ovviamente con la centrale operativa, sento tutti i professori e i medici che interagiscono tra di loro con altro personale tecnico, e la più grande tortura è una forma di diffamazione parossistica aggravata che fa in modo di far credere sul computer, internet, fanno credere che io in pratica mi masturbo giorno e notte. E, ovviamente da poco tempo attraverso persone che sono state invitate a guardare questi video è venuto fuori che non si tratta di me ovviamente, come io ben sapevo, che invece vivo in completa castità da ben 7 anni. Momento in cui ho dovuto lasciare il mio uomo perché poiché mi sono accorta di andare in diretta e ormai la mia vita, soprattutto quella sessuale, era di dominio pubblico, ho deciso di lasciare il mio uomo che ovviamente amavo, era un rapporto molto intenso e di amore,
l'ho dovuto lasciare per non pretendere la castità dal mio uomo. Potete immaginare che per lasciare l'uomo che si ama bisogna fare delle scelte molto importanti, quindi io ho scelto di vivere in completa castità. Ormai i miei amici sono solo tra le vittime di armi elettroniche, perché non posso in nessun modo avere amicizie nell'ambito di persone normali per una questione di rispetto umano, per evitare che anche loro vengano inserite in questo programma di monitoraggio ai limiti della realtà. Che altro dire? Vi stavo dicendo, al momento, siccome ormai stanno cercando di uccidermi in tutti i modi, onde evitare di punire i criminali che sono alla base di questo grande fratello, di questo esperimento immondo e veramente dequalificante per tutta la nazione e per tutta la classe medica, e quindi mi stanno massacrando con le microonde. E anche stamattina hanno detto che bisogna assolutamente ucciderla, mi stanno bruciando in anestesia, quindi la sensazione è quella di un forte gelo che parte dalla testa fino ai piedi, soprattutto il torace è bersagliato in modo fortissimo. E lo scopo è quello di creare un attacco cardiaco, un ictus o un'emorragia. Questa è la conseguenza del bombardamento con microonde, e quindi hanno detto bisogna assolutamente ucciderla, come mai non muore. E qualcuno ha detto ma si sì, ha preso la dachipirina, è un po' difficile. Quindi per un po' di tempo sono andata avanti e adesso sta ricominciando da capo questa situazione. Adesso sto ricominciando di nuovo a bruciare, il torace mi brucia in modo fortissimo, mi sento questa sensazione di gelo. Niente, che altro dirvi? Per qualsiasi situazione, per qualsiasi consiglio potete anche contattarci. Per quanto riguarda la mia storia, potete comunque documentarvi, come vi dicevo, su Google e su YouTube inserendo il nome Irene Silvestri. E niente, vi consiglio di fare un download di questo audio, perché la situazione è veramente molto grave. Qui ci troviamo di fronte a assassini istituzionalizzati. Cioè, in pratica è una nuova inquisizione che si permette di giudicare ogni nostra azione, ogni nostro comportamento, ogni nostro tipo di relazione, di lavoro, cercando di rendere l'individuo completamente inerme, in pratica degradarlo a quello di zombie. Chi si oppone a questa situazione ovviamente viene eliminato. Essere eliminati significa anche questo, cioè in pratica io, sempre in contatto con la centrale operativa, un giorno ho sentito chiaramente dire a un professore, supervisore, portala sulle Dolomiti e uccidila. Questo significa che la cavia, quando ha finito il suo ruolo di schiava sessuale nel caso delle donne, viene uccisa per eliminare ogni prova, e la situazione è veramente molto grave. Credo che stiano facendo delle esecuzioni sommarie addirittura all'insaputa di tutti quanti, del popolo, tutto occulto. La cosa molto triste è che mentre sto qui nel bar ho sentito più persone che cantavano la canzoncina Ammazza la vecchia, perché la gente non è contenta di questa mia reazione, non è contenta che io stia lottando per i diritti umani, perché sembra che il popolino abbia bisogno di guardare questo grande fratello. Senza questo grande fratello non hanno altri elementi di conversazione, soprattutto un grande fratello dove c'è un tipo di impostazione monotematica, cioè si parla solo di sesso, masturbazioni, amplessi e cose varie, cioè in pratica è un tipo di grande fratello che ha raggiunto un livello di depravazione veramente ai limiti della realtà, che non ha niente da invidiare a Boccaccio. Cioè, Boccaccio era un angelo rispetto a questi professori. E quindi che altro dire? Io spero di trovare tra di voi qualcuno che ci sappia dire dove andiamo in onda, dove questi criminali portano avanti la loro, il loro crimine, che ormai non è più un crimine ma è un genocidio sotto tutti gli aspetti, perché quando la vita privata viene rubata illegalmente ci troviamo di fronte a un crimine, quando viene resa di pubblico dominio e soprattutto deformata
coinvolgendo una fetta di umanità, ci troviamo di fronte a un genocidio. Quindi qui noi siamo di fronte a un genocidio sotto tutti gli effetti. Ok, la situazione è veramente molto grave. Io spero di trovare tra di voi qualcuno in grado di aiutarci, di portare a galla questa situazione. Vi prego di divulgare il più possibile questa storia tramite passaparola, ovunque potete. Niente, io vi ricordo che quello che sta succedendo a noi potrebbe succedere in qualsiasi momento a chiunque di voi, a un vostro amico, a un parente, a un figlio, a un fratello, a dei genitori. E vi ricordo che siamo 400 vittime in tutta Italia e migliaia ormai vittime di tutto il mondo, e vi posso garantire che la situazione è veramente molto grave, perché ormai queste tecnologie hanno raggiunto un livello di spionaggio così elevato che in pratica ci stanno togliendo il libero arbitrio, ci stanno profanando nella nostra vita privata, nei nostri affetti, nei nostri lavori, e la situazione è veramente molto grave ed allarmante. Per cui vi chiedo la massima collaborazione, chiunque potrebbe ritrovarsi nelle nostre stesse condizioni, sotto tortura e sotto telepatia artificiale. Ok, vi ringrazio per l'attenzione e a presto. Ora amici, abbiamo pochi secondi, abbiamo sentito una testimonianza molto importante della nostra amica Irene Silvestri. Ovviamente voi dovete capire che questa tecnologia è come se è un Matrix e noi stiamo all'interno del Matrix, come se noi ci siamo risvegliati, oppure abbiamo gli effetti collaterali del sistema, e che qualcuno può far credere che noi siamo dei malati, schizofrenici, eccetera, eccetera. Un saluto a tutti.